Cala il sipario sulla regular season del campionato di Serie D. È l'ultima uscita stagionale per la Gelbison con la salvezza in tasca davanti al pubblico di casa. Diventa una vera e propria passerella per ricevere il giusto tributo dai propri tifosi per aver conseguito per il terzo anno consecutivo la certezza che la formazione vallese è riuscita a conservare la prestigiosa categoria. Anzi, la Serie D alla luce della riforma della Lega Pro diventa ancora più importante. L'ultima al Morra vedrà arrivare la Mariano Keller di Ciro Muro, ex gloria del Napoli ai tempi di Maradona. Ai partenopei manca un punto per avere la certezza aritmetica che siano evitati i play-off. Per questa gara Erra dovrà rinunciare al portiere Carotenuto, pertanto a difesa dei pali ci sarà Cimino, mentre in difesa spazio agli Annelli. A centrocampo, risolta in modo positivo la vicenda legata al doppio tesseramento di Camorani, l'ex salernitana ritorna nel ruolo di titolare insieme ad un nugolo di under, mentre in avanti Tedesco va a caccia della rete per rimpinguare il bottino di 14 reti stagionali. Arbitra Agro di Terni. In questo girone il Matera, che proprio in dirittura d'arrivo ha operato l'allungo decisivo, si appresta a festeggiare il ritorno tra i pro, mentre per le due campane non resta che essere protagoniste dei playoff, ovvero Turris e Marcianise. Nel girone I, l'Agropoli, con la testa rivolta alla fase post-season, al Guariglia attende la nuova Gioiese. Pirozzi potrebbe ricorrere ad un marcato turnover, pensando al derby che lo attende nei playoff con la Battipagliese. I bianconeri, di squillando invece, sul campo dell'Orlandina, gara che è stata posticipata domenica per esigenze di contemporaneità, vale molto solo per gli isolani ancora a rischio play-out, dirige Chindemi di Viterbo. La Cavese, che cerca un nuovo assetto societario, e chiude a Lamberti con il Licata, e per l'occasione la società ha disposto l'ingresso gratuito, arbitra Fusco di Brindisi. Nei dilettanti regionali al via playoff e playout, in promozione da seguire Real Pontecagnano, Costa d'Amalfi e Giffonese Rocchese, per i playout turno unico tra Real Agropoli e Inter Casali, chi perde retrocede in prima categoria. In questo campionato invece si gioca la 27esima con il programma anticipato al sabato, la capolista Sassano è di scena a Salerno con il centro storico, mentre l'inseguitrice Real Bellizzi ospita il Montesano, turno proibitivo per la Caggianese a Cogliano, riposa il Cosilinum.